Il capo di imputazione è relativo a un disastro ambientale e sanitario di carattere colposo, imputabile ai manager Tirreno Power dal 2000 al marzo del 2014, quando v'è stato il sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Savona delle sezioni a carbone dell'impianto. Noi riteniamo che questo possa essere un processo davvero importante, un precedente davvero importante dal punto di vista giurisprudenziale, per consolidare altri precedenti, in particolare un precedente relativo alle emissioni della centrale di Porto Tolle, dove anche la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile un disastro ambientale, in quel caso conseguente alle emissioni della centrale a olio combustibile. La presenza di cittadini è un segnale importante sia dal punto di vista civico in un processo come questo, ma è anche un apporto, noi pensiamo, significativo all'attività della pubblica accusa. Devo dire che qui siamo in presenza soprattutto di un disastro di carattere sanitario, perché qui viene l'oggetto dell'accusa è quello di un eccesso di morbilità e di mortalità significativo per patologie correlabili con l'emissione di una centrale a carbone. Ricordo un solo dato che emerge dalle consulenze dei consulenti della Procura della Repubblica. E nelle aree di maggiore ricaduta delle emissioni c'è una percentuale del 97% in più di bimbi ricoverati per asma infantile. Potenzialmente vittime sono tutti i soggetti che sono stati esposti a queste emissioni, indipendentemente dalla prova del cosiddetto danno biologico, danno alla salute, che è molto difficile dare in relazione alle singole vicende umane, perché siamo in presenza di patologie multifattoriali in cui è assai complesso ricostruire la causalità individuale rispetto a determinate fonti emissive. Certo, ripeto che il fatto stesso di essere esposti a emissioni significative come sono state quelle della centrale di Vado Ligure consente una richiesta risarcitoria. Ci sono precedenti giurisprudenziali che vanno dalla vicenda dell'ICMESA di Seveso in poi.